Si è tenuta questa mattina a Palazzo di Città a Vasto la pacata protesta di alcuni cittadini e rappresentanti politici per chiedere il ripristino dei corsi professionali a Vasto. Siamo al fianco delle tante mamme che ovviamente hanno dovuto vedere sottratti i corsi alle scuole di Vasto. Ragazzi che adesso ovviamente anziché frequentare questi corsi di formazione stanno in giro a non si sa fare cosa. Noi, è un'ulteriore mortificazione questa innanzitutto per il nostro territorio, proponiamo di istituire quello che è un patto, almeno tra i consiglieri regionali, la cui presenza è sicuramente numerosa, non so se sia altrettanto qualificata in consiglio regionale. Proponiamo questo patto affinché ovviamente al di là di quelle che sono le appartenenze politiche si crei una sinergia quantomeno tra di loro su alcuni punti programmatici. È un diritto anche dei genitori di protestare appunto nei confronti delle istituzioni che sono assenti completamente riguardo a questa problematica. Ecco perché io ritengo anche il comune responsabile di questa assenza, perché in tempi non sospetti, quando già forse si vociferava di una mancanza di fondi per questi istituti, non si è fatta sentire anche in sede regionale. E non condivido neanche l'aspetto dell'uscita dell'assessore regionale Febbo che dice che comunque c'è una commissione tecnica regionale che ha deciso attraverso dei punteggi quali erano gli istituti che dovevano rientrare o meno in questi fondi. È vergognoso che questa città l'ennesima volta venga esclusa da tutto, anche dal diritto allo studio che questi ragazzi hanno. È pazzesco. Soprattutto io voglio rivolgere un appello innanzitutto alle forze politiche. Pare che l'assessore Marchesani e anche il giovane Del Casale si siano resi disponibili a portare questo argomento all'interno del Consiglio Comunale, perché chiedo a tutte le forze politiche di discuterlo all'interno del Consiglio Comunale, di votare all'unanimità una richiesta alla Regione di reperire immediatamente i fondi, perché Vasto è una città a rischio criminalità. Questi corsi sono stati un perno fondamentale di questa città, oltre che un bacino fondamentale per le aziende. Questo perché? Perché erano corsi che qualificavano i ragazzi, poi diventavano futuri lavoratori preparati. In un momento di crisi così drammatica, un'altra scelta scellerata della Regione, ma anche sotto il silenzio totale delle istituzioni locali.